Il premio Borsellino tutto l'anno l'associazione Falcone Borsellino con il patrocinio della Polizia di Stato e del MIUR in occasione del 26° anniversario della strage di Capaci hanno organizzato per giovedì 9 maggio in piazza Martiri a Teramo l'esposizione della teca che custodisce i resti della Fiat Croma blindata della scorta di Giovanni Falcone denominata Quarto Savona 15, l'auto distrutta dall'esplosione di Capaci dentro la quale furono trucidati il giudice, sua moglie e i tre agenti della scorta. Nell'ambito delle iniziative del Premio Borsellino anche quest'anno sarà in Abruzzo dal 9 al 12 di maggio la quarta Savona 15, quindi l'auto di scorta di Giovanni Falcone esplosa nell'attentato di Capaci. Uno dei simboli più importanti dell'antimafia, del mondo della legalità, ma soprattutto nel mondo dell'educazione e dell'impegno sociale e civico contro ogni forma di illegalità ma anche un monito a tutti i giovani eh, per ricordare chi furono Falcone e Borsellino e per ricordare tutte quelle persone dello Stato che sono morte nella lotta, quindi Antonio Montinaro, Rocco di Cillo, Vito Schifani e tante tanti, tante persone dello Stato che si sono sacrificate in questa, in questa battaglia. L'auto giovedì 9 maggio dalle 10 alle 18 sarà in piazza Martiri, voglio ricordare importanti testimoni come Luigi Savina che è vice capo della polizia. Tina Montinaro, che è la vedova di Antonio Montinaro, il caposcorta di Giovanni Falcone, e Leonardo Guarnotta, un magistrato del pool antimafia di Palermo con Falcone e Borsellino, l'unico magistrato che rimase a Palermo dopo l'anno delle stragi, il cosiddetto sopravvissuto, perché per cinque anni fu costretto a vivere in una località segreta. È un appuntamento quindi molto importante che dedichiamo soprattutto agli studenti, ai giovani, a tutti i colori e purtroppo non tutti conoscono Falcone e Borsellino.